Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi spiegherò come scaricare la Single Play Command 3.1 per Minecraft 1.1.0. Allora, questa mod ci permette di avere tutti gli oggetti, tutte le cose che vogliamo, ad esempio volare, avere la notte, il giorno e far apparire gli animali e tutto quanto. Io vi faccio degli esempi. Allora, se vogliamo volare, basta premere T per la chat qua sotto e scrivere barra fly e premere enter. Adesso io non sto più volando, infatti c'è scritto flying no turn off. Adesso metto fly e torna a funzionare. Invece se vogliamo far apparire gli animali basta scrivere, facciamo T barra, scriviamo spawner span list e ci apparirà tutti i nomi, tutti i numeri codice per far apparire. Allora, io se faccio T barra span, scrivo un numero a caso, vediamo slime 55, poi scriviamo, prima scriviamo span, poi scriviamo il codice che sarebbe 55 oppure quello che volete e il numero di quanti ne vogliamo, ad esempio io ne voglio una ventina, faccio enter, ecco nomi gli adatti, siamo a posto. Va bene, magari quell'animale lì non funziona. Riproviamo. Spawn Ender Dragon, che sarebbe il numero 63. No, vediamo se si appare. Eccolo qua, ragazzi. Vedete? Il drago c'è. Io come cacchio faccio ad ammazzarlo? Sarà impossibile, vabbè. Poi se vogliamo far apparire, che ne so, qua ci sono tutti gli animali, lava slime, vediamo questo, non l'ho mai visto, span lava, no, scriviamo il codice che è 621, vediamo un po', non è apparito, vabbè, alcuni animali non funzionano, non so il motivo, e questo drago di merda mi sta spaccando tutta la casa, vattene via. E niente, adesso spiego come installarla. Insomma, è una mod molto molto utile, si può fare di tutto. Ah sì, mi sono dimenticato, se volete la notte basta scrivere time init, invece se volete il giorno basta scrivere bar time day. Ecco qua che abbiamo il giorno, quindi time day. A posto, poi se vogliamo, vabbè, ci sono molte molte altre cose che comunque vi lascio il link del forum e andate lì a vederlo, che vi spiega tutti i comandi, tutte le cose che potete fare. Adesso spiego come installarla. Bella raga. Ok, allora, come avevo detto, è abbastanza facile, cioè facilissimo installare questa mod. Allora, io metterò il download di questo programmino, che vi basterà, è un file Java, che vi basterà aprirlo. Benissimo, e vi apparirà questa schermata. Voi premete install versione 3, installa la versione 3.1. Qua invece se volete fare un backup di Minecraft.jar io ve lo consiglio, quindi cliccateci qua sopra e schiacciate installa la versione 3.1. Ok, qua la sta installando. Benissimo. Non ci mette neanche 2 secondi. Ecco, adesso ha finito. No. Ok, e fate start Minecraft. Ok, aspettate 2 secondi, ecco qua che parte Minecraft. Fate, aspetta, questo, no, scusate, fate giocatore singolo, entrate nel vostro mondo e troverete la mod installata. Qua sotto c'è scritto. Quindi non ci vuole niente, è facilissimo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao raga.